Bentornati a Ponente Magazine, l'appuntamento con l'attualità dal Ponente della Liguria. Apriamo questa puntata parlando di spiagge perché i gestori degli stabilimenti balneari sono sul piede di guerra contro l'Unione Europea a causa delle nuove norme riguardanti le concessioni demaniali. Sentiamo i particolari nel servizio. Calcisticamente si direbbe salvi in zona Cesarini, ma per gli stabilimenti balneari è una salvezza temporanea perché la proroga delle concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2014 non soddisfa completamente. L'Unione Europea infatti chiede che anche l'Italia applichi la normativa che prevede contratti di locazione delle spiagge non superiori ai 6 anni, scaduti i quali l'arenile torna allo Stato, che dovrà riassegnarlo per altri 6 anni al miglior offerente in base a una gara pubblica. Una vera rivoluzione per i gestori balneari abituati a concessioni di spiagge in alcuni casi tramandate di padre in figlio. I gestori dei bagni marini sono quindi stati convocati a Roma dal ministro per i rapporti con le regioni Raffaele Fitto per trovare una soluzione a una situazione che metterebbe in ginocchio uno dei settori trainanti dell'economia non solo ligure ma italiana. La notizia buona è quella che le concessioni sono state rinnovate per altri 5 anni. Sì, io direi che questo è un inizio sicuramente positivo, ma soprattutto è positivo l'impegno preso dal ministro Fitto. Con molta serietà ha garantito che durante questa proroga saranno effettuati tutti i tentativi per appunto risolvere in maniera diciamo definitiva questa annosa problematica. La notizia un po' meno buona invece è che l'Europa dice non si potranno avere concessioni oltre i 6 anni e quindi quando scadranno queste la situazione degli stabilimenti balneari in Italia dovrà cambiare. Guardi, io penso che l'Europa non possa dare un diktat al governo italiano. Io credo che pur nel rispetto di accordi europei, noi appunto come governo italiano sicuramente avremo come governo una possibilità di appunto effettuare alcune scelte. Ecco, io credo che l'impegno preso, ripeto, dal ministro Fitto vada in questa direzione. E rimaniamo sempre nel settore turistico perché è stato firmato un importante accordo tra la Cassa di Risparmio di Savona e l'Unione Provinciale Albergatori. La banca aiuta il turismo. Accade a Savona, dove l'Unione Provinciale Albergatori e la Cassa di Risparmio di Savona hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato a sostenere gli investimenti e le esigenze finanziarie delle imprese alberghiere. L'obiettivo è quello di aiutare gli imprenditori che intendono riqualificare l'offerta turistica in provincia di Savona. Il turismo è un'attività economica molto importante e allora agli alberghi, che sono strutture distintive, che hanno una dimensione di impresa importante, abbiamo fornito delle opportunità che riguardano i loro bisogni. Siamo riusciti ad ottenere 3 prodotti a favore degli albergatori, 3 prodotti di 3 livelli diversi che aiutano gli albergatori in questo momento di crisi. E si tratta di una liquidità di cassa per l'inverno, il periodo dove gli albergatori incassano meno. Un finanziamento medio e un finanziamento notevole a 30 anni con rata fissa, un prodotto molto interessante per una ristrutturazione pesante o per un acquisto di una struttura turistica. Il problema rimane sul periodo gennaio-febbraio, dove purtroppo le criticità sono in aumento, difficoltà dovute a competitività del nostro prodotto, dovute a fattori climatici naturalmente, dovuto a una fortissima concorrenza che ogni anno si sviluppa. Ci vedono sempre di più in difficoltà in questa fase qua. Noi auspichiamo che questo aumenti l'ospitalità durante il periodo dell'inverno, ma soprattutto quello che ci aspettiamo è che ci sia una ripresa di entusiasmo che porti a nuovi investimenti, porti a una riqualificazione forte, concreta di tutte le strutture ricettive della nostra provincia, in modo che le grandi opportunità che il territorio dà, il mare dà e i servizi, le iniziative danno, si concretizzino nel modo migliore con i clienti che trovano strutture sempre rinnovate, sempre all'altezza dei tempi, che danno anche l'idea di un territorio dinamico che si muove per andare incontro alle loro esigenze. Parliamo ora di ambiente e della terza carta ittica della provincia di Savona. È stata presentata la terza carta ittica della provincia di Savona. Il documento, che contiene anche i dati relativi al censimento di 50 corsi d'acqua, esprime le valutazioni dello stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel Savonese per una corretta gestione della pesca. Un documento importante quindi per i 1.353 pescatori residenti in provincia di Savona, ai quali si aggiungono 400 ragazzi di età inferiore ai 16 anni. Assessore, nuova carta ittica, quali le particolarità?
Le particolarità sono intanto una maggiore attenzione al territorio e a quelli che sono i problemi dei nostri fiumi. Teniamo conto che le associazioni sono impegnate, quelle della pesca sono fortemente impegnate a un controllo, monitoraggio sulle riserve d'acqua, sulle riserve turistiche, e rispetto alle riserve turistiche loro debbono monitorare e verificare quelli che sono i problemi dei rifiuti ingombranti, segnalarli ai comuni. Noi vogliamo anche una maggiore attenzione rispetto al turismo, quindi cercheremo sicuramente di far sì che ci sia un collegamento tra l'ambiente, la pesca e il turismo. Questo in maniera molto forte, cercheremo di coinvolgere anche i comuni, lo faremo nei prossimi giorni. Tra l'altro una cosa molto importante è che il risparmio che è avvenuto sulla carta ittica è un risparmio di circa 75.000 euro. Sono stati monitorati 50 corsi d'acqua, a differenza di quelli che erano stati monitorati precedentemente, ne sono stati monitorati 16 con un pagamento di 25.000 euro fatto all'Università di Genova. Credo che questo sia un segnale molto forte dato al nostro territorio, e questo lo stiamo facendo e continueremo a farlo. È il momento della nostra pagina sanitaria. Andiamo oggi a vedere lo stato di salute della popolazione finalese. L'efficienza del sistema sanitario dipende dalla pianificazione, che rende le strategie di intervento efficaci perché basate sulla conoscenza dei dati emersi sul territorio. È necessario infatti operare scelte che ottimizzino gli interventi in relazione alle risorse disponibili, realizzabili attraverso l'adozione di tre azioni, quali l'adeguamento dell'offerta basato sulla conoscenza dei bisogni, il governo della domanda e l'efficienza produttiva. Tutto ciò deriva inevitabilmente dagli stili di vita tenuti dai cittadini e dalla conoscenza di essi. Questo obiettivo è stato quindi redatto il rapporto sullo stato di salute della popolazione ligure, la cui appendice finalese è stata presentata nei giorni scorsi. Voi sapete che per noi è l'elemento importante conoscere il profilo epidemiologico di tutta la regione, non era mai stato fatto, come agenzia l'abbiamo presentato e stiamo girando in tutti i distretti. I dati sono stati elaborati a livello di distretto perché riteniamo che siano i distretti la zona demografica e geografica ideale per vedere le specificità. Ci sono differenze tra un distretto e l'altro. Per esempio, mentre mediamente in Liguria l'entroterra è popolato da persone più anziane e sulla costa ci sono più giovani, sia nelle aree metropolitane che nelle aree turistiche, il finalese è all'inverso, cioè gli anziani sono maggiormente nei comuni costieri e nei comuni intermedi, diciamo, del primo entroterra ci sono più giovani. Questo anche per motivi economici, per il costo minore delle abitazioni. Dal punto di vista della salute emergono qui nel finalese come primi problemi i problemi dell'apparato cardiovascolare, quindi tutto quello che è connesso con la malattia ischemica, cardiaca o cerebrale, e anche i problemi connessi con le patologie neoplastiche e non del fegato. Io non so se questo sia... Noi facciamo una fotografia, poi sta al sistema e ai responsabili dei distretti, con i professionisti degli ospedali del territorio, individuare le azioni per migliorare questi parametri. Nei prossimi mesi verrà realizzato uno spazio esclusivamente dedicato ai giovani nella fortezza del Priamar di Savona. Vediamo di cosa si tratta. Nascerà sulla fortezza del Priamar uno spazio di aggregazione giovanile. La giunta comunale savonese ha già approvato l'atto di indirizzo per la creazione di uno spazio ludico-ricreativo dove si potrà trovare non solo la musica, ma anche tutte le altre attività che fanno parte dell'universo giovani. L'obiettivo è quello di rilanciare l'offerta della città per la fascia dei giovani tra i 15 e i 25 anni. Assessore, un polo per i giovani al Priamar, ma in cosa consisterà? In uno spazio dedicato a loro, culturale, ricreativo e anche musica, bar e ristorazione. Questo è l'indirizzo dato dalla Giunta sulla base di un progetto che abbiamo ricevuto agli atti del Comune, al quale noi doverosamente dobbiamo dare una risposta. Non è una scelta, è l'avvio di una procedura. Se poi otterremo i consensi, tra l'altro anche quelli richiesti dalla legge perché c'è una competenza specifica dalla sovrintendenza, e se questo intervento e questa funzione riusciremo a capire, ci diranno che è compatibile con la natura monumentale del Priamar, potremo anche tentare questa nuova iniziativa. Quanto costerà e soprattutto quando si può ipotizzare che sarà pronta? Ma i soggetti proponenti, cioè la proposta che è arrivata al Comune è quella di un intervento di recupero e di restauro di una parte della fortezza a totale carico dei privati,
con in cambio un rapporto di concessione col comune che autorizzi l'esercizio di una struttura di questo genere, quindi con questa funzione. Poiché noi siamo un'amministrazione pubblica, abbiamo recepito questo progetto e abbiamo deciso di fare una procedura di evidenza pubblica su questi presupposti. Sui tempi? La proposta dei privati è giugno 2010, non sono un tecnico quindi non sono in grado di dire se sia una proposta attendibile o meno, ma l'interesse è forte su questo tempo. Mancano pochi giorni al periodo più atteso dell'anno, allora andiamo a vedere come sarà festeggiato il Natale nei quartieri savonesi. Sono 14 le manifestazioni che festeggeranno il prossimo Natale nei quartieri di Savona. L'iniziativa, giunta alla terza edizione, è organizzata dall'assessorato ai quartieri del comune ed intende promuovere la coesione tra le varie zone della città attraverso una serie di eventi, tutti gratuiti, che vanno dai cori alla musica classica, dal teatro dialettale ai presepi. Sono 14 manifestazioni che vanno in tutti i quartieri di Savona, compreso anche il centro questa volta, un po' con tutti i generi, dalla musica classica alle corali, al grande Carlo Onzo, mandolinista con la sua orchestra dell'Accademia del Mandolino Italiano, la Corale Alpina che è la forza di Savona, e il dialetto con il teatro a Campanassa, compagnia teatrale a Campanassa, città di Savona. Feste natalizie che risentono inevitabilmente del periodo di crisi, ma forse questa crisi ci fa tornare un po' indietro alla semplicità, a ritrovarsi. Questo si sposa bene con lo spirito con cui e personalmente e credo anche tutta l'amministrazione affronta questo difficile momento, lo spirito del servizio politico che deve essere offerto alla popolazione concretamente in loro aiuto, e anche questo mandare nelle varie periferie musica, spettacolo, allegria, divertimento, è un servizio che come amministrazione vogliamo fare affinché la gente esca, si incontri, parli, faccia aggregazione sociale, e questo è lo scopo. E con questo servizio siamo giunti al termine della puntata di oggi, grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima settimana.